Ecco, questa è la gente che è venuta a vedere la premiere. Questo invece la coda per Ellie Schlein. E sarà qui proprio oggi Ellie Schlein. Ecco, e allora le potrete chiaramente potrà immagino rispondermi. Il dibattito tra lei e Giorgia Meloni non è stato possibile, ma a distanza è possibile qua al Teatro Sociale di Trento. Redditometro, una misura che secondo noi al tempo era molto invasiva, che noi abbiamo contestato, sulla quale io non ho cambiato idea, siamo stati contrari, siamo contrari. Io l'ho sospesa perché la voglio vedere meglio. Oltre al disastro di questi giorni in cui un governo confuso ha detto prima una cosa e poi ha fatto marcia indietro, dimostrando una grande incoerenza anche della Presidente del Consiglio Meloni. Tra i dilemmi di Giorgia c'è sicuramente il premierato. Abbiamo fatto una riforma che, modificando 7 articoli della Costituzione, in questa nazione fa una piccola grande rivoluzione. Perché un governo votato dal popolo, scelto dal popolo, è un governo che al popolo risponde. Noi siamo andati al confronto col governo, il primo e l'unico, che è stato nel giugno del 2023. È passato un po' di tempo, poi non ci hanno mai più riconvocati. E quando siamo andati, siccome siamo un partito riformista, non siamo andati a mani vuote, siamo andati con 6 proposte. Abbiamo detto, vogliamo rafforzare la stabilità dell'esecutivo? Sì, lo facciamo ad esempio con la sfiducia costruttiva che hanno adottato in altri paesi e che impedisce a qualcuno di buttare giù un governo senza avere già pronta una maggioranza alternativa. E questo evita di lasciare il paese in una pericolosa crisi al buio. Ecco, non l'hanno nemmeno considerata questa proposta. Io propongo l'elezione diretta del capo del governo e l'abolizione dei senatori a vita. Il PD propone ostruzionismo contro l'elezione diretta del capo del governo e il raddoppio dei senatori a vita. La riforma che loro propongono indebolisce il Parlamento e quindi indebolisce la democrazia. E allora noi abbiamo proposto, vogliamo dare più peso al voto delle cittadine e cittadini? Cambiamo la legge elettorale e permettiamo loro di tornare a scegliersi i propri rappresentanti direttamente. Attualmente la mia vita più o meno si svolge così. Io mi alzo la mattina, cerco di risolvere i problemi e quando riesco vado a dormire. Non c'è altro che non sia il poco tempo che riesco a passare con mia figlia, mediamente diciamo un'ora al giorno tra la mattina e la sera. Cioè, qualcuno pensa veramente che io potrei fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo? Per me vale la pena di fare questa vita se quando hai finito ti puoi guardare alle spalle, puoi guardare l'Italia e puoi dire ne valeva la pena. Allora io credo che dietro quel decidete voi ci sia un colossale decido io per voi, perché io sono convinta che la democrazia sia una cosa più complessa rispetto alla libertà per i cittadini di andare una volta ogni 5 anni a votare per acclamare un capo che poi per quei 5 anni può fare sostanzialmente quello che vuole. Quindi la mia risposta a questa domanda è o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico. Non soltanto il Parlamento ne esce indebolito, ne esce indebolita l'istituzione che in questi anni di navigazione difficile e di crisi della politica ha garantito la stabilità e la credibilità internazionale del Paese, e parlo del Presidente della Repubblica, i cui poteri per noi non vanno cambiati né toccati. Quindi io ringrazio la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein e la ringrazio soprattutto per ricordarci i disastri che la sinistra al governo in 10 anni ha portato in Italia, perché è vero che in Italia i salari crescono meno di quanto crescano in Francia, però le dico anche che cosa è accaduto negli anni precedenti. Perché negli anni precedenti al Covid in Italia i salari diminuivano
dell'1,5%, mentre in Germania aumentavano del 16% e in Francia aumentavano del 9%. Può chiedere questo alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che cosa pensa dei risultati portati dalla sinistra al governo sui salari negli anni in cui loro erano al governo. Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire in Parlamento, cioè che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che al governo, intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersele. C'è una ragione per la quale io temo che in un sistema come quello italiano il salario minimo non dia la risposta che si sta cercando. Noi abbiamo un'altissima in Italia contrattazione sindacale, ok? L'Unione Europea stessa, quando parla del salario minimo, dice nei sistemi che non sono come l'Italia. Quindi non riguarda noi, lei dice. In teoria non ci riguarda perché? Perché è ovvio che se io ho una legge che dice retribuzione minima oraria, diciamo 9 euro, quel parametro in teoria non è aggiuntivo, può diventare sostitutivo. Ora, poiché noi abbiamo buona parte dei contratti nei quali la retribuzione oraria è più alta di 9 euro, quante possibilità ci sono che siano più i lavoratori che vedono abbassarsi il salario con una norma di questo tipo che quelli che vedono alzarselo? Lei anche qui, da questo palco, ha detto di nuovo una cosa falsa, e cioè noi abbiamo già la contrattazione collettiva. Ma il contratto della vigilanza è un contratto collettivo. Allora la proposta che facciamo noi vuole rafforzare la contrattazione collettiva e va incontro anche alle imprese in una direzione, cioè fare fuori i contratti pirata, perché i 9 euro non sono per tutti. Il salario minimo che noi proponiamo è preso dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni d'impresa e sindacali più rappresentative di ciascun settore. Tutte queste cose ve le sareste dette? Lei è Elly Schlein, sì. Su Telemeloni, su Telemeloni, insomma sarebbe grande, stato interessante. Telemeloni. Telemeloni. Io sarò sempre disponibile al confronto con lei dovunque e in qualunque momento, addirittura avevo accettato di farlo in Rai, su cui come sa c'è uno scontro molto forte. Insomma, no, qui direbbe Elly Schlein che sta per arrivare, non ci hanno visto arrivare in quel caso. Le è piaciuta questa frase di Elly Schlein? Sì, sì, a Giorgia Meloni è piaciuta tantissimo. È piaciuta, sì, sì. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Io darei un 10 alla Meloni sulla simpatia e un 8 sulla Schlein. La Meloni non mi è piaciuta. Sei meno da migliorare. La Schlein, boh, 7,5. Dai, Giorgia, ci vediamo a Roma. Dai. Dai, ciao, ciao.